Mamme e papà, pensate che mi vogliono assumere per diventare l'uomo che comunica tutti gli asili nido e scuola d'infanzia della Mesonetta? Allora, ci sono tanti, chissà se solo a Roma, nel Lazio, in tutta Italia, chissà qual è l'ambizione di Daniela Gianesini. E poi salutiamo Patrizia Escalar, che è diciamo l'ultima neonata, ecco, diciamo, a proposito, è vero? Buonanotte a tutti. Sì, esatto, io posso dire di essere l'ultima arrivata alla Maisonette, e un'esperienza assolutamente positiva. Nasce, come dicevi tu, nel 1980 da Teresa Genova, una persona appunto che credeva nell'educazione ma soprattutto nella multiculturalità. Già allora era un argomento assolutamente nuovo. Perché? Perché le nostre scuole come caratteristica hanno quella del multilinguismo, quindi scuole internazionali trilingue, che è fondamentale praticamente quando uno è un bambino, cioè assolutamente io direi che dovrebbe, ma adesso meno male che voi lo siete, ma dovrebbero esserle tutte così. Assolutamente sì, trilingue. Sono tre lingue, in realtà è un concetto di multilinguismo, cioè bambini dalla nascita vengono esposti a persone in madrelingua che parlano per l'intera giornata la loro lingua, quindi di fatto succede quello che succede nelle famiglie, già bilingue ce ne sono tantissime in Italia, straniere, ma ci sono anche delle regioni italiane, se vogliamo pensare alla Val d'Aosta anziché il Trentino, ma tantissime, no? Dove comunque il bilinguismo è da sempre, già esiste, italiano-francese, italiano-tedesco. Ecco, la Maisonette ha adottato questo sistema già da tantissimi anni, per cui in maniera molto naturale i bambini vengono esposti al multilinguismo, escono ai 6 anni che hanno una comprensione totale e perfetta di tutte e tre le lingue, senza averle mai dovute studiare, questa è l'enorme ricchezza, cioè comunque in maniera spontanea arrivano a poterle comprendere totalmente e anche parlare in qualche modo, insomma, come dei bambini di 6 anni ovviamente. È ovvio che è una scuola un pochino più complicata delle altre, perché il fatto di avere personale assolutamente madrelingua, qualificato, competente, che ha un certo percorso di studi, comporta una certa serietà e sicuramente una qualità molto alta. I centri Maisonette sono in tutta Roma, adesso abbiamo cominciato anche con Palestrina, quindi insomma ci stiamo allargando al di là del territorio romano. Quindi Regione Lazio comunque? Per ora Regione Lazio, sì. Contatti in questo momento lo abbiamo da tutta Italia, proprio perché, come dicevi tu, la richiesta di questo tipo di formazione è altissima. Lavorare su questi primi 6 anni di vita è una ricchezza enorme, perché non si scorda, ecco, su questo magari non si scorda nulla, rimane lì. Certo, rimane sopito se per alcuni anni si lascia un po' in secondo piano, ma rimane, l'imprinting c'è stato, quindi l'aspetto fonetico, la pronuncia rimane indelebile, quello anche se riprendi la lingua dopo 10 anni, 15 anni, comunque c'è qualcosa che chi impara appunto una seconda lingua in età un pochino più adulta non potrà mai acquisire. Se avesti il bisogno adesso imminente di scegliere un asilo nido e scuola d'infanzia, è chiaro il loro modo di vedere il lavoro. Allora, la Maisonette è la pagina Facebook e poi ci sono anche dei riferimenti molto importanti, cioè quelli telefonici, ce n'è uno e da chiamare. Allora vi do il numero, che è lo 06 48 73 185, 06 48 73 185, per contattare la direzione generale, no, della Maisonette, sì. Chiedere informazioni sulle zone dove dover portare la vostra bimba, il vostro bimbo, fate voi. Grazie a tutte e due, ci avete raccontato bene, veramente, entrambe quello che realmente è la Maisonette. Grazie a Patrizia Escalar. Buonanotte a tutti. Daniela Gianesini, grazie. Buonanotte a tutti e grazie. E so brave queste qua, grazie. Allora condividetele, mi raccomando, fatelo, perché insomma far crescere i bambini così è bene.